Però vedi, queste sono le mie registrazioni del capitolo 39 di Honkai Impact Third. Cioè, da queste registrazioni verrà fuori un video che utilizzerò per fare la recensione, senza contare lo script che ancora dovevo fare. Però, capito, queste sono registrazioni che durano. Non lo so quanto durano. Ah, no, sono 7 ore e mezza. Però, giusto per farti capire, ma in sì, sono in Full HD, sono in Full HD, ma. Non ti preoccupare, il fatto che io utilizzo il Full HD è semplicemente per risparmiare spazio. Se dovessi registrare la trama in 2K, il mio computer andrebbe ad esplodere. Tutto qua. È un modo mio molto furbo di ottimizzare il tutto. Ma appunto, quando poi faremo la recensione, arriverà su YouTube, sarà in 2K. No, il 2K serve. Il 2K serve nel momento stesso in cui tu decidi di fare un video con il bitrate che si vede bene, capito? Cioè, ti faccio un esempio stupido. Se tu vai a vedere i miei video su YouTube, sono quasi sempre in 2K. Per quale motivo? Perché se sono in 2K, tu costringi YouTube ad utilizzare il bitrate buono e quindi tu non vedi pixelizzazione su schermo. Tutto qua è una cosa tecnica, è una cosa molto tecnica. Cioè, poi a me piace anche poter offrire una risoluzione un pochino più alta, che differenze noti con la compressione di YouTube? Ma guarda, YouTube è molto strano. Cioè, per farti capire, io ho un video di 10 minuti mi viene 1 giga, 2 giga, qualcosa del genere. E lui me lo va un pochino a mettere molto di meno per quanto riguarda la qualità. Ma a parte questo, ti ripeto, se tu lo carichi in 2K, se lo carichi in 2K, la versione del video che io vado ad editare da Premiere rispetto a quella che tu vedi su YouTube è uguale. Non cambia quasi nulla, siamo proprio lì. Io di solito uso 1080p con 10K di bitrate. No, è sbagliato. È sbagliato, Calzone. Cioè, lo puoi pure fare. Lo puoi pure fare. Tu puoi fare anche un video 1080p a 25 Mbps di bitrate. Lo puoi pure fare 40, 50, ci puoi fare quello che vuoi. Il problema è che YouTube è stronzo. YouTube è molto stronzo. Cioè, se tu ti metti il video di YouTube, anche con il bitrate alto, però è in 1080p, lui decide arbitrariamente a caso di metterti il codec sbagliato. Perché ci sono due codec su YouTube. L'AVC, che è quello orribile. E l'altro si chiama VP09, qualcosa del genere, se non ricordo male. E perché è buono questo? Proprio perché ti mette questo codec migliore e tu non noti la pixelizzazione. Tutto qua. Mi hanno detto che 16K è ottimo per il 2K. Confermi? No. No. Cioè, meglio, io ho fatto dei video in 16K, non mi sono piaciuti. Non mi sono per niente piaciuti. Poi sarà che chiamala vena professionale. Ma se io noto anche la minima cosa che non funziona, lo rifaccio tutto da capo il video. Sono particolare io così di mio. Cioè, per darti un'idea, l'ultima puntatina del drama leak che ho fatto per quanto riguarda Genshin, quella lì dove c'è essenzialmente la miniatura di Linei, praticamente nella parte iniziale si vede il trailer di Genshin, no? L'avevo scaricato da un sito dove si possono scaricare video di YouTube. Ovviamente non scaricate i miei video da YouTube, gente. Io scarico i trailer, giusto per. Però da come era stato scaricato quel video, si vedeva un pochino pixelato. Dopo aver editato il video per 1 ora e mezza, l'ho dovuto rifare, non tanto tutto da capo, ma ho dovuto rifare l'editing, cioè il montaggio, anzi no, scusami, il rendering da capo, perché la sigla si vedeva pixelata. E ti posso dire che era una roba bruttissima, eh. Dimentichi la V1 che stanno sperimentando con la nuova RTX. Sì, vabbè, ma quelle sono cose che fino a quando non ne arrivano nel pubblico generale non mi interessano. Cioè, per me va bene il VP09, va bene anche quello. Io edito video dal lontano 2010. Semplicemente, prima facevo, come ho sempre detto, avevo un altro canale YouTube dove postavo diverse altre cose. E mi sono deciso un pochino tardi nel fare qualcosina di mio che non era essenzialmente ripostare cose altrui. Tutto qua. Quindi io la passione per l'editing dei video ce l'ho da un bel po' di tempo. Poi certo, non so fare tutto, assolutamente. Non sono il miglior editor di video e tutto il resto. Però diciamo che me la cavicchio nel fare quello che mi interessa.
giusto per. Però sì, alla fine in università non ti insegnano a fare queste cose, anche perché se ti interessa davvero fare queste cose di montaggio, di foto, video, queste cose qui, dovresti iscriverti tipo a qualcosa tipo informazione digitale o qualcosa del genere, non mi ricordo. Ci sono delle facoltà nuove in questi ultimi tempi che ti insegnano anche a fare queste cose. Ma se no puoi anche seguire dei corsi specializzati che sono appunto per Photoshop, Premiere, Illustrator e diverse altre cose. Montavi video di altri? No, praticamente caricavo sul mio canale YouTube colonne sonore di videogiochi, film, anime, tutte queste cose qui. E per la legge del copyright che c'era stata su YouTube fino, mi pare, al 2019-2020, io potevo farlo, potevo avere questo canale, senza preoccuparmi troppo del copyright, perché comunque io non ci guadagnavo, no? Capito? Quindi se tu fai un video dove non ci guadagni, non crei problemi alla piattaforma, no? Soprattutto se magari quei contenuti comunque non c'erano sulla piattaforma. Quindi non è che dici vai a rubare delle views dal content creator, azienda X, perché magari loro non pubblicavano queste cose. Letteralmente Ubisoft si è messa a caricare le colonne sonore dei propri giochi dopo che aveva visto che io e tante altre persone andavamo a ricaricare queste cose sui nostri canali. Capito? Però appunto non era un problema. Poi hanno cambiato le regole sul copyright e non solo non potevi più ricaricare queste cose, ma davi problemi anche se i video non erano monetizzati. Quindi mi sono detto, prova a fare qualcos'altro, e questo qualcos'altro lo vedi ora su schermo. Genshin Impact, Genshin Impact Third, insomma tutto il resto, recensioni di serie TV e bla 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 bla. Però sì, non erano video altrui, io montavo i miei di video. Con altri mezzi, letteralmente con altri mezzi. E tu devi capire che io per 10 anni sono stato dietro a quella porcata, letteralmente porcata, di Sony Vegas Pro. Che poi non si chiama neanche così, si chiama Magix Vegas Pro in questo momento. Che il software non era male, però era striper mega datato. Cioè, Dio santo. Cioè, quello che riesci a fare in 2 ore su Vegas Pro, lo fai in 10-15 minuti su Premiere. Porca miseria. Veramente, è la differenza tra notte e giorno. E ho cambiato software di editing letteralmente a non mi ricordo se è fine del 2022 o comunque inizio anno. Perché mi ero accorto che avevo sempre più problemi con Vegas Pro, perché era improponibile il fatto che per letteralmente editare una mezz'oretta di un video di 30 minuti ci metteva una roba come 40-50 minuti, se non di più. Mentre invece ora con Premiere ce ne metto tipo 10, 15 massimo. Cioè per darti un'idea, quando ho fatto quel video estremamente lungo per la recensione dell'ultimo capitolo di Honkai Impact Third, ed era un video di 2 ore e mezza, su Premiere l'editing di quel video è durato 30 minuti? Sì, sto parlando di rendering, assolutamente rendering. Poi l'editing in sé, ovviamente quello richiede tempo. Se io per esempio ora devo editare 7 ore e mezza di registrazione di Honkai Impact Third per fare la recensione del capitolo 39. Ovviamente non ti vado a, dato che posso gestirmelo molto meglio, ma se dovessi realmente editare 7 ore e mezza di footage, insomma di video, richiederebbe 7 ore e mezza minimo, perché tu comunque devi vedere tutte le varie parti del video, se vuoi includerle oppure no. Ma dato che non sarà così, perché posso gestirmi per bene quello che voglio dire, ti faccio vedere solamente gli spezzoni più interessanti e vado avanti così, capito? Però essenzialmente quando tu vai ad editare qualcosa, il tempo che ci metti ad editarlo è letteralmente quello che tu ci metti a guardarlo più le fasi di ritocco. Difficilmente hai un video di 1 ora e ci metti meno di 1 ora ad editarlo, a meno che non sai che puoi eliminare una gran parte di quel video. Capito? Funziona così. Mentre invece il rendering, poi quello dipende dal software, dipende dal computer. Se hai un buon computer riesci a gestire tutte queste cose in poco tempo. Tutto qua. Però dato che io utilizzavo, come ti ho detto prima, Vegas Pro, quello era un software striper mega datato con una miriade di problemi, e appunto ci mettevo più tempo
nel renderizzare il tutto che non nell'editare. Che era una cosa che io non ho mai capito. Però per abitudine ci sono sempre stato dietro a Vegas Pro e me la sono portata dietro di continuo sta cosa. Poi man mano me ne sono reso conto che dovendo fare un video al giorno, possibilmente un video al giorno, non ho il lusso di occupare così tanto tempo, capito? Ti ripeto, io i software di editing che ho sempre utilizzato sono Vegas Pro, Photoshop. Ultimamente ho provato anche Illustrator, molto molto carino, ma quello serve per fare delle cose che a me non interessano. E poi mi sono spostato su Premiere. Tutto qua. E dopo che mi sono spostato su Premiere, minchia, ce l'avessi saputo prima, guarda. Guarda che io mi ricordo che quando avevo il canale vecchio, io pubblicavo solitamente anche dei video che duravano 2-3 ore. Sai cosa significa editare 2-3 ore di video su, o meglio, renderizzare 2-3 ore di video su Vegas Pro? Significa dover aspettare minimo il doppio delle ore per aspettare che quel video si va a renderizzare. Che è una cosa assurda, letteralmente assurda. Mentre invece ora per fare la stessa cosa ci metto minuti. Sai per caso la differenza tra After Effects e Premiere? Allora, After Effects ti serve se vuoi fare robe un pochino più particolari. Se vuoi lavorare, che ne so, col green screen, se vuoi fare robe veramente più particolari, no? Non che Premiere non sia adatta a queste cose, ma mi pare di aver capito che su After Effects vanno a gestire meglio le cose in 3D o quelle robe là, tipo, che ne so, CGI. Se vuoi mettere cose di questo tipo all'interno di un tuo video, devi utilizzare After Effects. Premiere invece non è la stessa, cioè non funziona bene tanto quanto quello. Ok? Tutto qua. E dato che io non utilizzo queste cose, sono andato direttamente su Premiere. Tutto qui. Come anche per esempio un sacco di persone mi avevano consigliato, ma perché non utilizzi Illustrator per fare le robe che ti servono per quanto riguarda la parte grafica? Non lo utilizzo Illustrator perché la maggior parte delle volte io lavoro su un'immagine che trovo in rete, un'immagine che è già stata fatta. Quindi a me quello che serve fare è un fotoritocco. Non devo crearmi un'immagine ad hoc da zero. O quantomeno, se lo devo fare, lo faccio sempre sfruttando altre immagini prese dalla rete. Quindi ti faccio un esempio al volo. Ti posso far vedere anche diverse miniature. Tipo, guarda, per esempio questa. Questa qui è letteralmente un artwork che tu vedi all'interno del gioco. Ok? Quindi io ho letteralmente preso l'artwork, l'ho spostato, ci ho fatto un fotoritocco e ci ho fatto questo. Poi, diciamo che forse avrei potuto utilizzare un'altra immagine. Questa qui è la miniatura del teaser di Linei. Anche questo. Rieditata, tutto il resto ci ho fatto questa rovina qua. Questa qua stessa cosa, un artwork preso, già fatto. Quindi questa qui è una rovina che ho trovato in rete. Ci ho messo le scritte, capito? Cioè, queste sono cose che fai con fotoritocco, non sono cose di. Questa è quella di oggi, il video di oggi. Anche questa mi è piaciuta farla perché l'immagine di Kafka è veramente molto bella. L'unica cosa che dovevo fare era eliminare gli altri Stellar Hunter, tutto qua. Quanto ci metti a farle? Dipende. Dipende perché ovviamente non sempre ti viene l'idea giusta. Cioè, per farti capire, oggi volevo fare una robina prendendo la splash art di Kafka. Solo che poi mi sono ricordato che la splash art di Kafka purtroppo ha un problema bello grande. Ovvero che se tu vai a vedere qua, poco sopra la testa della signorina, c'è il nero. Ovvero, cioè, qua è nero, ma è come se fosse trasparente. Quindi, se io voglio mettere Kafka anche in un angolo, mi viene difficile perché come cazzo devo tagliare l'immagine? Non posso lasciarla vuota. Ok? E ok, magari mi dirai, ok, ma allora puoi mettere solamente il personaggio. Certo, lo posso pure fare. Ma allora in questo caso dovrei trovare un'immagine adatta ad avere da sfondo e poi metterci il personaggio in sé. Oltre al fatto che far vedere sempre le stesse immagini è ripetitivo. Noterai che io, per quanto riguarda Kafka, ho già messo diverse cose. Ho messo la Lightcon. Più questa robina qua che ci ho messo una vita per rieditare questa immagine. Qua ci ho messo la sua splash art che si è nascosta per bene. Qua ce l'ho dovuta rimettere perché non avevo altra scelta per forza. E qua alla fine ho potuto mettere quella del trailer.
Però capito, ci devi adattarti, non puoi sempre far vedere le stesse identiche cose, no? Tutto qua. Quindi devi avere l'idea giusta e devi anche capire come sfruttarla per bene. Un'altra cosa che volevo fare oggi per quanto riguarda questa immagine era quella di mettere Kafka che fa così, boom, no? È presente quando fa la sua ultimate che fa così e poi esplode tutto. Lo potevo fare, il problema che era l'immagine che non si vedeva bene, perché o dovevi registrare un video e fermarlo al tempo giusto, o in ogni caso l'immagine veniva sgranata, purtroppo. E poi non avrei potuto mettere per bene il testo. Andiamo avanti. Questa qua invece è molto semplice, questa qua l'ho presa da due artwork dal gioco, questa dal video animato. Da quando ero occasione che ti dico che io posso migliorarti le foto sfocate. Questa era l'immagine originale del frame del video e poi l'ho trasformata a questa. Guarda come si vede meglio, va? Guarda come si vede meglio. Il problema però è che tu puoi fare l'upscale dell'immagine, no? Ma su YouTube, quando carichi una miniatura, la miniatura deve essere 1280x720. Quindi 720p e non può eccedere i 2 MB. Quindi, se fai un'immagine qualunque, hai questa limitazione. Non la puoi mettere in altri modi. Io la posso pure fare l'immagine in 4K. Infatti questa qui di Kafka, o meglio non in 4K, questa qui di Kafka era in 2K, quindi 2560x1440. La potevo pure mettere, ma veniva più di 2 mega. Oltre al fatto che la risoluzione non andava bene, capito? Quindi ci sono delle problematiche per YouTube. Questa qua invece è classicona, non so se hai visto i miei video dello Sparlabis. Ormai mi sono messo e ho fatto tutte le miniature uguali. Per quale motivo? Perché è più semplice. È più semplice e mi piace avere la playlist dello Sparlabis come se fosse un archivio, no? Ovvero che se tu ti vai lì, ti leggi Sparlabis versione, piano 12, ti vedi i personaggi utilizzati e già sai tutto. Già sai anche che lo faccio a 36 stellini, quindi farò... supererò la sfida, però appunto ti faccio vedere tutto, già tu da questa immagine capisci tutto senza andare a vedere cose strane, eh? Questo invece è quello delle build, molto semplice anche questo, niente di che. Pack time, anche questa era stata molto carina. Ecco, per esempio questa qua era stata carina da fare perché essenzialmente, se ci hai fatto caso, nell'immagine della cutscene lasciano un sacco di spazio qui. Quindi ho sfruttato questo spazio per metterci il testo. Tutto qua. Mentre invece questa, quella della tier list. Ecco, qua avrei potuto fare qualcos'altro, però avevo già sfruttato un artwork dove si vedevano tutti i personaggi. Quindi non potendo utilizzare cose diverse, ho dovuto lavorare con quello che avevo. E dato che era appena stato il compleanno di Raiden, ho voluto sfruttare questo artwork carino, insomma, che era una novità in quel momento. Dovrei averne altre. Questa è l'ultima, questa è il Drama Leak che è uscito letteralmente oggi. Questa semplice immagine presa dal trailer. Perché ho preso il trailer e non ci ho messo altro? Perché la Oiver si incazza. Se tu fai vedere il minimo di splash art, artwork o robe prese dai leak, loro si incazzano. Quindi, dato che non voglio avere problemi, mi sono deciso nel fare questo. Però vedi, questo sono il lavoro che c'è dietro le varie miniature.